è come farsene altri 3, 4. Cioè, riesci a cogliere dei particolari che altrimenti, mentre si è impegnati in certe figure o altro, non si riuscirebbe a, diciamo, a percepire. Quindi è un aiuto didattico e per migliorare. Quindi l'idea di riprendere i miei voli è nata così, per migliorarmi e per cercare, insomma, di far sempre meglio, ecco. E dopo ho detto, beh, questi video sono anche carini, magari messi insieme con la musica giusta, come dicevamo, e quindi possono trasmettere qualcosa che è, diciamo, più di un ragazzino con i capelli strani che muove la cloche. Tant'è che tutte le persone che guardano questi video, secondo me, qualcosa colgono e vengono, anche se minimamente però, toccate da questi video, perché sono, diciamo, sono emozioni, cioè, che non si possono discutere, nel senso che sono molto chiare, molto pure, e quindi l'idea di riprendere è nata appunto per trasmettere quello che faccio e ovviamente per invitare sempre più persone a farlo, e poi diciamo, fine, questa era la mia. Io che volo da tutta la vita e ormai ne ho un pochino più di lui come età, e sempre però con la stessa passione, la stessa voglia di volare, continuare a volare. Professionalmente ho avuto una certa esperienza e dal punto di vista hobbistico la fortuna che ha avuto il campo degli ultraleggeri in Italia, che ha fatto rinascere un po' la morente aviazione generale, ho la possibilità di volare e volando con i miei aerei che adoro, ho cominciato a voler filmare. Prima filmavo così proprio per il piacere di farlo, poi da quando ci sono state queste telecamere che sono molto più gestibili, mi hanno dato la possibilità di poter intanto godere di alcune inquadrature, e non nego che chi si vede più spesso i miei filmati sono io. Proprio perché mi piacciono e non tanto per me, io potrei anche non esserci, ma perché l'aereo è messo in quella forma, e un pochino per far vedere anche a chi vuole cosa vuol dire volare, cosa vuol dire essere tutt'uno col mezzo, non tanto come caratteristiche, perché è bellissimo il tubi e tela che va a 30 all'ora ed è bellissimo l'aliante da alte prestazioni fino anche allo Eurofighter, se non ci fosse dietro il resto che rovina tutto, no, che fosse volo puro, volo puro. E quindi non è tanto per la prestazione, è per far capire alle persone perché magari saltiamo un pasto, magari ci scontriamo quotidianamente con una realtà che non è, che non ci apprezza, ma che continuiamo a voler volare. Allora, l'idea di creare un canale YouTube dedicato al mondo del volo mi è nata perché ho una collezione di foto fatte da me che parte dal 1990, dall'ultima esibizione ufficiale delle allora Alpi Eagles, e dal desiderio di condividere questo materiale che dava piacere solo a me se restava nel mio archivio e a casa mia. E grazie ai social network e a internet invece avevo la possibilità di condividerlo con tutti gli appassionati al mondo. Ringrazio le amministrazioni comunali di Cavriglia che ci ha dato il teatro, di Terranova Bracciolini che ci ha dato il patrocinio e un po' di sussidio giù al Borro. Ringrazio gli sponsor, soprattutto la Sai Ambrosini che ci ha creduto nel festival e ci ha dato un bel sacco di orologi che abbiamo dato come premi, la IVV che è un'azienda locale, che è l'azienda vetraria del Valdarno, nonché la Profumeria Parigi e tutti gli altri sponsor minori. Grazie e alla prossima edizione.